Ciao a tutti, buona domenica a tutti da Campanaro 67. Oggi è 21 maggio ed è la domenica dell'Ascensione. Mi trovo a Palombina Nuova, una frazione di Ancona sulla statale 16 e ammetto questa chiesetta, anche se non si può parlare effettivamente di una chiesa perché è un edificio trasformato a chiesa, però incredibile ma vero, non ho mai ripreso il suono di queste campane. Come vedete sono quattro. Inizialmente erano tre. Circa una quindicina di anni fa mi pare sia stata aggiunta la campana maggiore, quella, e l'impianto praticamente è della OS Brevetti Scarselli ad accoppiamento diretto. Non so assolutamente nulla perché anche se abito a una decina di chilometri da qui non le ho mai riprese. Chiedo scusa se la ripresa è mossa, ma ho dimenticato il cavalletto ieri sera, probabilmente dove abbiamo avuto il concerto con la corale a Chiaravalle, e mi tocca fare la ripresa a mano. Va bene, aspettiamo adesso appunto la suonata delle 10 per la messa delle 10:30. Speriamo. L'impianto è decisamente datato, ad accoppiamento diretto.
Comunque non sono per niente brutte, anzi, la campana maggiore ovviamente è stata aggiunta dopo ed è ovviamente isolata per conto suo. Le tre campane, seconda, terza e quarta, preesistenti, addirittura hanno un accordo in minore. Bene, 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 bene. La meccanica ovviamente è datata, non c'è un minimo di ingrassaggio di coso, poi l'accoppiamento diretto è decisamente, sappiamo bene, trum trum, è decisamente rumoroso. Però devo dire che sono gaie, squillanti e festose. Tutto sommato sono campane molto molto vecchie e non so assolutamente niente né di fusioni né dell'anno di fusione. Bene, adesso farò una piccola ripresa all'interno della chiesa per vederne l'interno. A più tardi. Ancora la prima si muove un po'. Ecco. Andiamo a vedere la chiesa all'interno. Questo è l'ingresso di questa chiesetta abbastanza moderna, anzi del tutto moderna. Ecco, la messa ovviamente è alle 10:30. E questa è la chiesa all'interno. Ecco, questa è la chiesa all'interno. E la chiesa è dedicata a San Marcellino. Bene. Dovrebbe essere questo. Va bene. Ok. Usciamo. Bene. Come vedete, dall'altra parte c'è il mare. Siamo proprio a ridosso della ferrovia e dietro questo edificio praticamente c'è il cavalcavia e la spiaggia di Palombina.